Gaetano Monticchio, una famiglia con il circo nel DNA, di antica tradizione. Io vorrei chiedere a Gaetano questa straordinaria esperienza legata al mondo circense come cultura e tradizione. Dunque, come tradizione la cultura circense esiste, come cultura fine a se stessa l'Italia è una delle poche nazioni in Europa dove il circo non è sentito in maniera culturale. A differenza dei paesi ex comunisti, dove il circo è una disciplina di Stato ancora oggi, in Italia non esiste questa forma di cultura. Vuoi perché nelle scuole non se ne parla? Vuoi perché molto evidentemente non c'è abbastanza interesse dalla parte politica perché qui si vive con i soldi del pubblico, non ci sono grossi interessi finanziari dietro, non è come il teatro che su miliardi che vengono stanziati molti si perdono per strada, tante opere non si vedono, non è come il cinema che si spendono miliardi e miliardi per fare dei film che poi non si vedono, il circo vive fine a se stesso, non avendo la possibilità di elargire soldi da nessuna parte delle istituzioni, mi dispiace doverlo dire, ma sotto quell'aspetto siamo molto dimenticati. Un altro aspetto straordinario mi sembra di aver colto in questo magico universo, le multietnie collaboranti, ovvero mentre assistiamo nella quotidianità allo scontro fra culture, religioni, le guerre, sotto questo tendone abbiamo visto paesi completamente diversi fra di loro, talvolta anche in guerra fra di loro, vivere in comunità legati dalla passione del mondo circense, dell'arte e della, diciamolo pure, artigianato. È un lavoro manuale quello. È un lavoro che si vive tutti i giorni sulla propria pelle. A questo proposito bisogna dire che purtroppo sembra da parte nostra, come operatori circensi, polemica nei confronti di altre forme di spettacolo. Il cinema ha bisogno di essere tradotto per essere capito in un'altra nazione. Oppure un contesto che in Italia per noi va bene, in altre nazioni non è recepito. Così vale il teatro, così valgono le canzoni. Il circo è gestualità, è il movimento della persona, è l'acrobata che si muove, che qualunque tipo di pubblico, qualunque tipo di persone riesce a capire se un numero, un'attrazione ha delle difficoltà o meno. Questo dà la perfetta globalizzazione di intendimento da parte di un pubblico eterogeneo. Noi vediamo attrazioni cinesi, apprezziamo il movimento del corpo, l'abilità, la sinuosità. Vediamo attrazioni europee, le apprezziamo. Queste attrazioni possono girare tutto il globo. E chi capisce lo spettacolo non deve dare una valutazione, era stonato, intonato, recitava bene, recitava male. Perché ogni volta che si lavora, ogni spettacolo è vero. Cioè non ci sono i replay, se sbagli ti fai male, se il domatore viene aggredito, non puoi dire ripetiamo, se il trapezista cade, cade, se un artista si fa male. Non riesco a capire, oppure l'abbiamo già detto prima sotto le righe, perché non ci debba essere da parte della pubblica istruzione, cioè nelle scuole, lo stesso spazio dedicato al teatro, alla musica, a tutte quelle cose che fanno cultura. Quindi ribadisco che molto probabilmente il circo solamente in Italia non è considerato cultura.